Buon pomeriggio amici appassionati bianconeri di Udinese TV e un ben trovati dal comunale di Manzano per la partita che andremo a seguire insieme per la primavera. Primavera 1 Team si gioca oggi Udinese contro Genoa, è la sesta giornata del campionato che debba anche indossare un sopramaglia l'allenatore Sabatini. Prima un po' Cagliazzo è stato lento nel dare supporto a Odasso, lì un centrale se non ha la pressione di nessun avversario deve dare l'appoggio al centrocampista. Grande numero con il controllo orientato di Zani, Macchia che la mette all'incrocio dei pali, riesce soltanto a toccare Davide Borsellini ma non a evitare che la sfera finisca in fondo al sacco. Vogliati anche dal movimento del Genoa che però lo fa apposta, attenzione. Mentre c'è la palla adesso per Mallè. Telefonato il sinistro, Karic può allargare il compasso, lo fa adesso per Mikoski, la solita finta di cross, poi va con il destro, Salcedo, partiti, inizia il secondo tempo, alza le marce Mikoski, Salcedo, Borsellini, evita il raddoppio di Salcedo, Karic, sterzata dello svedese, ancora Karic fino in fondo, libera il mancino, Borsellini in tre tempi, la fa sua, Cagliazza. Chiude ma con una palla pigra, la recupera Zani Macchia, altro dribbling vincente di Zani Macchia che serve Salcedo, da lì può sparare, traversa la parte di Salcedo, è partito ancora Zani Macchia, Salcedo, i due talenti di questo Genoa, Salcedo sposta il pallone, calcia, pallone sul fondo, ancora Bocic, lascia lì per Andreu, ancora forse una finta di troppo per l'albanese, Cagliazza. Cerca ancora Andreu che calcia la respinta di Rollandi. Qui l'Udinese ha cercato male quelle che sono le sue torri che ha fatto salire proprio nell'ultima azione. Sprint finale ed è fresco da parte di Mikoski che trova il gol del 2-0. Una giocata pazzesca da parte di Claudio Mikoski che ha fatto tutto il campo con una freschezza disarmante. Le spalle di Salcedo. E finisce qui la partita tra Udinese e Genoa, vittoria che possiamo dirlo alla fine giusta, netta e meritata per la squadra di Sabatini.